Vegan Channel. La ricetta per una vita sana e felice presenta il corso di cucina di Vegan Channel. Livello 1, sezione 10. Il lavaggio delle stoviglie. Durante le varie preparazioni che si avvicendano in una cucina, è inevitabile l'accumulo degli strumenti utilizzati, che devono essere lavati, asciugati e riposti. Nella gestione generale di una cucina esistono vari modi per gestire il lavaggio delle stoviglie, a seconda dello spazio a disposizione e alla presenza o all'assenza di strumenti appositi come lavastoviglie o lavabicchieri. Possiamo dire con certezza che, a prescindere dall'utilizzo di una lavastoviglie, tutto ciò che è stato sporcato durante le lavorazioni necessita di un risciacquo manuale prima di essere trattato con questa, pena un risultato di lavaggio che non soddisfa le precise esigenze di una pulizia degli strumenti e degli accessori previste dalle normali e più conosciute norme igieniche. Infatti, in caso di padelle, pentole, cucchiai, mestoli e così via che presentino residui di cottura incrostati o una particolare quantità di unto, anche la più professionale e costosa lavastoviglie non è in grado di garantire un lavaggio perfetto. È quindi indispensabile che tutto ciò che viene collocato al suo interno sia già apparentemente pulito, appunto attraverso un accurato risciacquo preliminare. La condizione più agevole, sia in caso di un lavaggio delle stoviglie utilizzando una macchina, sia nel caso che venga effettuata manualmente, è la presenza di un lavello con due vasche e un certo spazio adibito a piani di appoggio. Questo per evitare che gli strumenti non più utili alle preparazioni siano di intralcio alle stesse con la loro presenza nel campo d'azione. Un'attenzione che deve far parte del nostro metodo di lavoro è quella di distinguere ciò che non presenta incrostazioni o unto e quindi può essere sciacquato con la sola acqua, da ciò che invece necessita di un lavaggio completo con del detersivo e trattarlo subito. Un'operazione veloce che naturalmente non deve distogliere la nostra attenzione dalle preparazioni, causando bruciature. In pratica, per evitare di ammassare troppe stoviglie nelle vasche del lavello o sui piani di appoggio, è utile sciacquare subito, asciugare e riporre ciò che non necessita di un lavaggio completo con del detersivo, diminuendo così il volume delle stoviglie che dovremmo trattare, specialmente in caso di lavelli con una vasca sola o comunque di situazioni in cui lo spazio è limitato. Stiamo parlando di pentole o padelle utilizzate principalmente per bolliture, quindi tutte quelle cotture che non prevedono l'utilizzo di olio, come per esempio la tostatura di frutta secca o semi, grigliare dei burger, la cottura della pasta o del riso, lessare delle patate, delle carote, dei broccoli, dei cavolfiori e via discorrendo. E lo stesso vale anche per cucchiai, mestoli, spatoline, eccetera. Quindi, per gestire la cosa in maniera veloce ed efficiente, nel caso di un lavaggio manuale, è utile raccogliere tutte le stoviglie sporche in una delle due vasche del lavello, operando il lavaggio, insaponando ogni strumento o accessorio in quella stessa vasca, per poi passarla all'altra e procedere con il risciacquo, con la scolatura e la successiva asciugatura. È quindi palese che insaponare e risciacquare ogni strumento o accessorio uno alla volta, come spesso accade, non è un buon metodo di lavoro, perché a parte il fatto che necessita più tempo, fa in modo che si sprechino inutilmente detersivo e acqua corrente, magari anche calda. Quindi è più corretto prima insaponare tutto e poi effettuare il risciacquo. Nel caso di utilizzo di una lavastoviglie, l'operazione verrà eseguita senza detersivo, per poi riporre ogni stoviglia all'interno della stessa e avviare il lavaggio.
Per queste procedure utilizzare sempre delle spugnette seminuove, lavandole bene dopo ogni utilizzo e cambiandole spesso, avendo cura che non siano troppo abrasive per non rovinare l'eventuale antiaderenza di pentole e padelle. I detersivi da utilizzare per il lavaggio delle stoviglie, sia che si tratti di pastiglie per lavastoviglie o di detersivi per il lavaggio a mano, devono essere vegan, ovvero non devono essere testati su animali e non devono contenere sostanze chimiche tossiche e inquinanti per l'ambiente e per le stoviglie stesse, che nonostante i risciacqui possono trattenerne delle molecole. Quindi è necessario porre molta attenzione ai detersivi utilizzati, leggendo le specifiche dei prodotti e le sostanze in essi contenute. Come sempre si consiglia l'autoproduzione. Esistono molti modi per produrre autonomamente i detersivi per il lavaggio delle stoviglie, come d'altronde anche per tutte le esigenze di pulizia della casa e della cucina. In ultimo, è utile collocare tutto l'occorrente riguardante il lavaggio delle stoviglie in posizioni comode e di facile accesso, riservando per esempio delle vaschette per spugnette varie e retine nei pressi del lavello. E lo stesso per i flaconi dei detersivi, posizionandoli sotto il lavello se lo spazio lo consente e comunque facendo sempre molta attenzione per evitare la contaminazione alimentare. Per concludere questa sezione del nostro corso di cucina, il consiglio migliore che si possa dare è quindi quello di strutturare un metodo di lavoro globale che consideri fin da subito tutte le operazioni riguardanti il lavaggio delle stoviglie. Alla prossima sezione, la pulizia della cucina.